E allora, perle, api, comete, serpentine, ventagli, questi sono i nomi che... E che cosa ti fanno venire in mente, Maria? Fuochi d'artificio? Vabbè, lo sapevi che penso sui fuochi d'artificio, quindi ti piace giocare facile, è proprio sì, fuochi d'artificio. E allora, diamo il buongiorno e benvenuto a Pietro Grandi, visual designer, che ha realizzato un libro, dobbiamo dire, veramente insolito anche, intitolato proprio Artificio, che raccoglie storie, illustrazioni straordinarie. Che legame c'è con i fuochi d'artificio? Tanto l'abbiamo visto proprio in copertina. Il legame è molto particolare, nel senso che i fuochi artificiali sono nati in Cina, proprio da un monaco tibetano, cinese, che ha costruito attraverso le canne di bambù, appunto, la polvere nera, che ha realizzato il primo fuoco sonoro. E da qua nascono appunto i fuochi artificiali. Leggendo le pagine del libro, mille serpenti all'improvviso illuminano il cielo e alla ricerca del sublime Pietro il Grande, fuoco e acqua si fondono e si svela l'infinito. Veramente una poesia. E allora ci raccontavi la storia. La storia sì, la storia nasce tutto appunto dalla Cina e questo monaco ha iniziato tutto il suo percorso proprio nel fatto che voleva scacciare questi spiriti maligni che hanno portato alla carestia e alla siccità nel suo paese. E da qua si inventa appunto la polvere nera, che ha poi inventato quindi zolfo, nitrato di potassio e carbone di legna, che va a costruire questa polvere. Un po' come quando anche a Ferragosto in montagna si accendono i fuochi, certo, proprio per andare a cacciare gli spiriti maligni. E allora, ma tu sai che proprio qui a Roma c'è la gara, in questi giorni c'è il campionato nazionale dei fuochi d'artificio. Ci dobbiamo andare. Io non lo sapevo, sì. Non sapevo neanche che ci fossero. Allora, guardiamo insieme, ci è andato per noi Massimo Tosi. È esploso anche lui. Sì. Salutam, Marescià! Salutam, Bersaglier! Cari amici di Una Mattina Estate, ogni grande evento con i fuochi d'artificio viene festeggiato. Ed oggi vi proponiamo uno scoppiettante campionato. E finalmente siamo giunti sul tetto in compagnia di Emiliano Volpetti, buongiorno. Buonasera. Anzi, buonasera, perché qua è già buio, giustamente. È da stamattina che stiamo allestendo i fuochi d'artificio per questa competizione nazionale. Quanti fuochi abbiamo qua sul tetto che verranno poi accesi? Abbiamo allestito oltre 10.000 fuochi d'artificio che andranno in cielo per una distanza di 150 metri. Anche perché mancano pochissimi minuti all'inizio. Sì, sì, siamo proprio a stretto giro di far accendere le centraline. E verrà tutto automatizzato, perché qui sopra non ci sarà nessuno, solo una persona per la sicurezza. Tutto avviene da sotto. Sì, è un'accensione completamente computerizzata. Vado a trovare l'altro tuo avversario. Siamo scesi, come avete visto, e siamo con l'altro capitano, Marco Colonnelli. Buonasera. Buonasera a voi. Mancano pochi minuti all'esibizione dei fuochi, infatti la musica è già partita. Questi sono i fuochi in terra, come mai questi sono qua sotto e quelli che ho visto prima erano sul tetto? Perché stasera vorremmo creare scenografie sia dal basso che dall'alto dei teatri. Prova in questo momento, ci facciamo gli affari suoi, che prova. Allora, gioia, perché secondo me sono proprio la manifestazione di una festa, di gioia, di piacevolissime ricorrenze come può essere il Capodanno, un matrimonio, un compleanno. Che belle parole! Che ricordo ha personale, magari di quando era bambina? Delle feste di paese. Un tributo di colori, comunque, una gioia. Sei spaventato, no? No, no. Che emozioni ha provato? Bello, sono stata in diretta a Napoli. Ah! Mi piace il rumore, mi piacciono le luci, per cui è una cosa che mi appassiona. Quindi sei abituato ai rumori, anche quei botti forti? Sì, tutti gli anni vengo apposta. E poi comunque è un'eccellenza italiana. Quindi bravissimo, quindi bisogna dare importanza, la giusta importanza. Molto orgogliosi, grazie. Sono particolari, E lui che sembra tanto serio con la barba, invece le piacciono. Sì, assolutamente.
quale si emoziona anche lei, sì? Sì, assolutamente, assolutamente. Non ha solo questo aspetto così rude. Che bella festa, che belle immagini, ma prima non erano colorati i fuochi d'artificio, nascono... In Giappone sono stati i primi anche a catalogare nell'Ottocento, diciamo che la colorazione è avvenuta nel Settecento per opera di una famiglia italiana, peraltro bolognese, la famiglia Ruggeri, che dall'Italia va in Francia e inizia a colorare un po' tutta la questione e a creare delle miscele, perché i colori... sono delle miscele assieme alla polvere nera che vanno a creare appunto con i sali, vanno a creare i vari colori. Pietro il Grande, qui adesso ad esempio vediamo alcune immagini dal catalogo giapponese. Ogni immagine ha un significato? Ogni immagine ha un significato, sì, diciamo le forme, quelle che voi vedete qua sono le classiche forme dei fuochi aerei. Non esistono solo i fuochi aerei, quindi peonie, crisantemi, dahlie, sono tutte forme legate in particolare a fiori e alla natura, quindi è un'imitazione, il fuoco artificiale non è nient'altro che un'imitazione della natura. E poi ci sono anche dei fuochi di giorno, come possono essere piccole mongolfiere di carta, che sono proprio tipiche del Giappone, che ancora oggi si fanno. Pietro, prima stavi dicendo che molti di questi fuochi d'artificio sono legati anche a delle ricorrenze certo, antichissime, che poi però sono arrivate anche fino ai nostri giorni, quindi. Assolutamente, ricordiamo Venezia, la festa Redentore, la terza domenica di luglio, quindi tra una settimana. Poi ad esempio un'altra ricorrenza importantissima, quella di Roma, che è la festa, ecco qui vediamo, la festa della Girandola, i giorni di San Pietro e Paolo, quindi 29 giugno. Ancora oggi è esistente, qua vediamo Parigi e ovviamente Versailles. Ma è una cosa comunque mondiale? Mondiale, sì. Diciamo che la festa più antica d'Europa è ancora quella di Roma, la Girandola, che è la più antica d'Europa. La festa più grande d'Europa è la Fête du Lac à Dancy, che è dopo le Alpi, dopo il Monte Bianco, in questo lago in cui tutti gli anni, alla prima settimana di agosto, fanno la festa dei fuochi artificiali più grande d'Europa. E allora, nel corso dei secoli, ci dicevi, tante feste, tanti festeggiamenti con fuochi d'artificio, ma poi la fattura, la fabbricazione dei fuochi artificiali non è poi cambiata nel tempo. Il nostro Alessandro Perozzi ci porta in provincia di Ascoli Piceno, in una fabbrica, conosci questa provincia di Ascoli Piceno? No. In una fabbrica di lunga tradizione, per farci vedere tutte le fasi di lavorazione. Vediamolo, così impari a conoscere questa città che si chiama Ascoli. Questa è un'azienda che produce fuochi d'artificio. Sì. Da quanti anni? Fin dai miei bisnonni, poi mio nonno, mio zio, mio fratello, mio padre e mio fratello. Qui ogni struttura deve stare ad una distanza ben stabilita. Lì, siccome ci va il materiale, diciamo, più delicato, ci vanno le sfere pirotecniche, tutto quello che riguarda gli spettacoli pirotecnici, allora deve essere cautelata nel caso in cui possa verificarsi un'esplosione. La sicurezza è fondamentale, è importante, questo è un impianto moderno, però abbiamo detto tutto questo serve per creare una magia. Certo, se i nostri prodotti è che abbiamo personale che fin da quando avevano 14 anni che stanno in questo settore, oggi hanno 60 anni, stiamo parlando di 45 anni di esperienza, per cui c'è una capacità e una creatività non indifferente. C'è molta manualità, molta artigianalità ancora in questo lavoro. Tutti i prodotti sono fatti manualmente, non ci sono macchinari che fanno questi prodotti, ad oggi. Adesso andiamo qui da Paolo, che sta realizzando uno di questi artifici pirotecnici che sono dei più belli che stanno in circolazione. Abbiamo visto come ha realizzato queste piccole sfere, a cosa servono? Sono gli effetti colorati che vengono poi messi dentro agli artifici, o di forma sferica, come questo qua, o di forma cilindrica. Sali di bario per dare il verde, sali di rame per ottenere il blu, ci sono colori che addirittura, cioè, si accendono e si spengono, hanno un'intermittenza. Poi come si procede? In questo caso noi andremo a realizzare una sfera con tre effetti diversi. Questa è la carica di apertura aerea. Darà la forza per aprire in aria.
Adesso viene il bello che va accoppiato. Quanti chili? 12. Per quanti secondi di spettacolo? Per 4 secondi. Scelare i colori, guarda i colori. Che belli. Che colori bellissimi. Comunque rimanco sbalordito perché non conoscevo la realtà, ma a mano. A mano, sì. Cioè, quindi fatto lì uno a uno. Allora, intanto ricordiamo una cosa, che possono essere utilizzati solamente da persone del settore, quindi che sono autorizzati, perché quelli non li possiamo... Noi ecco, quello che dobbiamo fare... Dobbiamo star lì fare e goderci lo spettacolo. Guardiamoli, sì, che sono belli. Sì. Allora, altra cosa, però, sono diversi però da quelli che utilizziamo magari a Natale. Sono Capodanno. Allora, quelli che voi avete visto sono, è una bomba per fuochi aerei, quindi con cannoni molto importanti, diciamo, e quindi sono utilizzati per il Capodanno effettivo del festival. Quelli che vengono utilizzati per, diciamo, dagli amatori sono fuochi a terra, vengono chiamati, e sono fuochi che possiamo utilizzare con le dovute precauzioni, ovviamente. Pietro, noi abbiamo visto tanti fuochi, tante figure bellissime, i colori, la musica, le feste patronali, eccetera. Però ci sono anche un po' di polemiche intorno ai fuochi d'artificio, perché spaventano gli animali, perché possono inquinare. C'è una ricerca in questo senso di fuochi che non facciano male all'ambiente? Sì, i pirotecnici si stanno in questi ultimi anni, anche durante il lockdown, sentendo alcuni amici pirotecnici, stanno lavorando anche su verso quel verso, appunto, e soprattutto sull'ambito rumore. Quindi riuscire ad avere un fuoco d'artificio non rumoroso e anche è un po' più sostenibile. Sì. Quindi solamente visivo sarebbe? Sì, allora diciamo che adesso in più l'evoluzione del fuoco artificiale è quella di unirlo ai droni luminosi. E ci sono già qualche azienda italiana e qualche azienda francese che sta già lavorando su questo, cioè droni pirotecnici, quindi ci sarà il drone luminoso, quindi un LED, assieme al fuoco artificiale. Quindi questa sarà effettivamente poi l'evoluzione del fuoco artificiale, e quindi sarà anche meno rumore, ecco. Pietro, una domanda personale, ma come è nata questa passione tanto da scrivere un libro e da disegnare tutte le immagini a mano? Allora, diciamo che è una passione che ho fin da bambino. Ho lavorato con i pirotecnici, quindi ho capito anche alcune cose di questa grande famiglia, perché sono tantissime famiglie italiane, le più importanti peraltro americane e francesi sono italiane, quindi il grosso la storia, diciamo, dei fuochi artificiali l'abbiamo fatta noi italiani, e io mi sono appassionato raccontando un po' tutta la storia e tutto, diciamo, tutto il e tutte le loro immagini anche di ricerca. E gli americani dicevi che sono bravi? Sì, diciamo fanno che come noi. Il grosso degli americani, ad esempio la famiglia Grucci, una famiglia molto famosa americana che è italiana, italo-americana. Diciamo che il grosso degli americani sono tutti italo-americani, ecco. Certo. Allora, noi ti ringraziamo, grazie mille veramente per essere stato con noi, Pietro Grandi, e oggi noi vi lasciamo quindi con queste immagini, con una tua frase che hai scritto su questo libro. Vi diamo appuntamento domani sempre alle 9:10 più o meno. Vi lasciamo in compagnia di Camper e i nostri amici di Camper, e vi lasciamo con queste bellissime immagini. E dopo il tramonto si gioca col fuoco, si riuniscono le famiglie per celebrare la vita. A domani.